carissimi utenti, siamo qui con Rossana Carceri all'evento della castagna primitiva di Marzano Appio. Ecco, consigliere delegata alla cultura e pubblica istruzione. Ecco, consigliere, davvero una manifestazione che già in questo momento siamo agli albori dell'evento. C'è tanta gente che vuole gustare la castagna primitiva di Marzano Appio. È davvero un successo, vero? Buonasera, benvenuti innanzitutto, colgo l'occasione per ringraziarvi per aver aderito al nostro invito a partecipare. Questa è la 22esima edizione della Sagra della Castagna, organizzata quest'anno in grande stile dalla Proloco, col nuovo consiglio direttivo eletto da poco, il presidente e l'avvocato Antonio Caldarelli. Marzano Appio è un piccolo paesino in provincia di Caserta che vanta, diciamo, l'onore di avere questa castagna primitiva. Siamo uno dei pochi paesi che il cui frutto matura in anticipo e da qui la denominazione di castagna primitiva. È la prima sagra che si organizza in tutto il territorio dell'Alto Casertano e in genere riscuote veramente un notevole successo. Devo ammettere che quest'anno l'edizione è stata particolarmente riuscita. Siamo riusciti ad avere più di 30 stand, una musica di un buon livello, direi quasi altissimo, perché per la prima volta che siamo riusciti a portare sul nostro territorio la cover che è quella dei Pooh, con un palco veramente eccezionale. La castagna primitiva insieme al fungo porcino è una delle risorse della nostra economia, quindi vi invito, insomma, a restare, a partecipare e a gustare tutte queste prelibatezze che i nostri stand ci offrono. Siamo qui con Fera Franco che si occupa di materiali da costruzione. Qui nelle immagini, ecco, davvero un evento che attrae molto pubblico. Il pubblico sta arrivando qui a Marzano Appio. Sì, sono stato molto colpito da quest'anno dall'evento che ha fatto l'avvocato, il nuovo presidente, avvocato Caldarelli, perché non è mai stata così grande la sagra Marzano Appio. Infatti ci sono stati 30 stand, tutti belli, con molti prodotti tipici e molti eventi. Vi ripeto, è il primo anno che sono rimasto contento, grazie all'avvocato. Senti, siamo qui con l'avvocato Caldarelli, presidente della Proloco Marzano Appio. Siamo presso lo stand dei dolci, carissimi utenti, dove ci sono appunto dolci inerenti alla castagna primitiva. Ecco, i prodotti della castagna primitiva come si differenziano dagli altri prodotti di altre castagne? Allora, innanzitutto buonasera, grazie per essere intervenuti nella nostra 22esima sagra della castagna primitiva. La castagna primitiva ha delle doti e delle qualità sia organolettiche che di sapori particolari, innanzitutto perché è una delle prime nella zona che viene raccolta e che matura. Infatti Marzano, a differenza di Roccamonfina, ha un'altezza minore rispetto al livello del mare, matura prima la castagna, ma con il suo sapore ottima per la caldarrosta e per le farine di castagne. Infatti, come potete notare, abbiamo dei prodotti d'eccellenza, la castagna primitiva, e bisogna però non solo guardarla ma assaporarla. Dalla castagna si possono realizzare dei dolci stupendi come il castagnaccio della nostra espositrice Ciccarelli Antonella e famiglia. Dolci realizzati con la castagna, col cioccolato che si sposa benissimo anche con i frutti di bosco, ma non solo la castagna, ma la nostra amica Ciccarelli realizza anche un dolce cosiddetto americano che è alto a dir poco 20 cm e ha un gusto eccezionale. Buonasera, questi sono dei dolci che realizziamo noi. In particolare abbiamo il castagnaccio con vari gusti, con ripieno di panna, Ferrero Rocher, crema pasticcera e frutti di bosco e crema a caffè. E poi abbiamo un dolce non propriamente nostro, è il famoso panettone americano con aroma al limone. E poi abbiamo anche altri dolci americani, tra cui possiamo vedere anche la cheesecake, vari tronchetti con pan di Spagna con ripieno al castagnaccio.
con la titolare qui nelle immagini. Ecco, carissimi utenti, davvero voi presentate dei prodotti squisiti. La castagna ha sempre successo con voi, vero? Sì, è vero. È un prodotto locale, proviene dal mio castagneto, quindi è produzione proprio nostra. Ecco. Davvero presentate i prodotti squisiti. Abbiamo appunto, qual è il prodotto in realtà più gettonato? Oddio, tutti, perché ho clienti che vengono sempre tutti gli anni. Ci sono il castagnaccio con i frutti di bosco, che è una mia creazione, quello al bacio, quello a pane e cioccolato, abbiamo tanti tipi di al caffè, abbiamo le castagne, il tronchetto fatto di pan di Spagna, tutti. Ma abbiamo anche la torta americana, vero? Che... ma in questa torta, ecco, vabbè, la cheesecake, come si può vedere dalle immagini, ma abbiamo anche questo panettone, ma all'interno c'è la castagna? No, questo è fatto di limone, a base di limone fatto e di limoncello. Bene, alla fine cosa ne pensate di questo evento? Bellissimo, bellissimo, e tutti gli anni è un successo. Utenti, siamo qui proprio nell'area riguardante le Caldarrosse, come si può vedere dalle immagini. Qui viene arrostita la castagna primitiva. Avvocato Caldarelli, alla fine come avviene questo processo? E allora ci stiamo avvicinando al prodotto d'eccellenza del paese, ci stiamo avvicinando alla lavorazione più squisita, stupenda della castagna, tant'è vero che su una brace di cardoni ardenti viene a distanza di circa 10-15 cm poggiata la cosiddetta vrolara, che è quel recipiente metallico tutto bucato che contiene le castagne e devono essere continuamente mosse affinché prendano il fuoco, ma non tanto, su tutte le proprie facce. Dopodiché basta solo prenderle, sbucciarle e assaporarle e poi chiudere gli occhi per vedere effettivamente qual è il sapore di questo prodotto. Grazie. E Marzano non solo è castagna, ma è anche miele di castagna, miele di acacia, che potete ammirare in questa stupenda esposizione di uno dei nostri stendisti. Si può non solo ammirare ma anche degustare, tant'è vero che sono stati messi apposta miele di castagna, di acace e di tanti altri gusti, che va assaporato con questo con questa specie di attrezzo artigianale, anche questo realizzato a mano, che si intinge nel barattolo di miele e poi va lì sul pane o sulla bruschetta. Per chi vuole degustare ancora di più, c'è un prodotto ancora più raffinato, ma sempre realizzato a mano. Questo è ancora Marzano. Carissimi utenti, siamo presso lo stand Casale Cantelmo. Come si può vedere dalle immagini, c'è tutto lo staff che produrrà diversi tipi di prodotti. Ecco, innanzitutto, quali pietanze proponete ai visitatori? Allora, oggi proponiamo delle penne arrabbiate con pomodoro San Marzano. Questa sera presentiamo due primi piatti. Abbiamo la pennetta all'arrabbiata, un must delle sagre. Abbiamo usato del pomodorino, del pomodoro San Marzano. All'interno abbiamo un soffritto di peperoncino e pancetta di maialino nero casertano. Ovviamente la protagonista è la castagna. Non potevamo fare un piatto tipico del luogo con fagioli, sono i tondini di Teano, la castagna ovviamente regina di questa serata, e dei porcini, una crema di porcini all'interno. Questi sono bocconcini di maiale con castagne di Marzano Appio, giustamente, e poi con una fatte con salsa di pomodoro San Marzano. Cioè, diciamo che andiamo proprio a proporre tutto il territorio campano. Ora ci troviamo davanti allo stand della Trattoria delle Nonne, e siccome i prodotti sono particolarmente sofisticati, siccome i prodotti sono particolarmente squisiti, passiamo la parola a chi realizza tali prodotti, il ragioniere Antonio Picerno. Siamo la famiglia, cioè mia moglie e la moglie di mio fratello con relativi figli,
abbiamo organizzato, ormai assiduo, ogni anno facciamo questa sagra, ci divertiamo e ci piace farla, manteniamo certe tradizioni e in effetti la nostra roba è prettamente, diciamo, a livello di prodotti tipici di tradizione, tant'è che vedete qua ci sono delle chiacchierine, chiamate così, le chiacchiere sono, è un prodotto questo tipico, proprio se fanno la chiacchiera è più grossa, è che se sono chiacchierine, ma comunque è tutto fatto in casa, questa è la spriciolona, qua abbiamo la spriciolona, il panettone della nonna, abbiamo altre chiacchierine, abbiamo il castagnaccio e poi noi stiamo facendo, se voi vedete qua, penne al sugo di funghi e friguli. I friguli, che parecchi ci domandano cosa sono, i friguli è la preparazione della carne che si fa la salsiccia. La mettiamo assieme ai funghi con la salsa, con i pelati, e si amalgama bene e viene un sugo saporito e gustoso. Poi abbiamo anche i gnocchi delle nonne, noi facciamo anche i gnocchi, domani ci sarà per menù i gnocchi, gnocchi fatti in casa, farina e acqua, genuini al massimo. Questa è una serata di divertimento per noi, ci sono le nonne, le mogli, le figlie, sorelle che cucinano, ci aiutano e ci divertiamo. Siamo presso Bevisud, vedete c'è appunto una barman molto bella e sofisticata che sta in questo momento distribuendo la birra. Qui si propone in realtà la birra dell'eccellenza, si propone di tutto e di più. C'è un visitatore, lei cosa stava prenotando? Sto prenotando una birra da una bellissima ragazza come questa qui, è una bellissima pesta, benissimo. Ecco, lei da dove viene? Io vengo da Sala Consilina. Ecco, ha fatto 200 chilometri. 200 chilometri, sono qui da voi, sono molto contento di essere qui assieme a voi. Okay. Cosa prenoterà come prodotti? Adesso vediamo, sto facendo un giretto e poi vediamo. Okay. Grazie. Vabbè, possiamo assaggiare la birra, prego. Assaggiamo la birra. Assaggiamo la birra di Bevisud, prego, prego. Assaggiamo la birra. È buonissima, guarda, bella fresca, buonissima, buonissima veramente. E lei cosa proponete qui come Bevisud? Allora, proponiamo birra alla spina, ovviamente, Coca-Cola, poi c'è il vino che è comunque produzione locale, come anche le castagne, siamo produttori di vino, castagne, funghi e quindi invitiamo tutti ad assaggiare i prodotti locali e i nostri prodotti. Questa è una delle tanti botti presente qui all'evento della castagna di Marzano Appio, si propone appunto un vino Porto di Mola. È un vino caratteristico che davvero attrae molti visitatori. Qui presso un altro stand importante, Pane, Amore e Fantasia. Voi cosa in realtà alla fine proponete? Prego. Proponiamo panini. Allora, noi proponiamo panini con porchetta, panini con salsiccia e panini con il wurstel. E per una serata di tanto divertimento, logicamente. Porchetta da riccia. Porchetta da riccia, salsiccia da Paolo De Fusco. E Brussel sempre da Paolo De Fusco, tutto roba casareccia. Poi abbiamo Martina alla cassa, logicamente, muove la pasta. Martina, dici qualcosa? Buonasera, buon divertimento. Altro stand, carissimi utenti, che propone diverse torte, come si può vedere dalle immagini, che vanno dalla torta più limoncello o mignon, come si può vedere dalle immagini, davvero sono delle torte squisite, al nutellato. E poi abbiamo anche la torta a mandorla, già sono pronte anche le fette di torta da poter assaggiare, in più abbiamo la torta Kinder, come potete vedere dalle immagini, in più abbiamo la delizia al limone e abbiamo anche il babà, vedete che davvero è bellissima come forma. Siamo presso un altro stand che si chiama appunto Rustichella, come si può vedere dalle immagini, siamo con la titolare, ecco Rustichella. La denominazione, da cosa deriva? Perché tutti i prodotti rustici della zona, funghi, castagne, nocciole. Ecco, vediamo i prodotti, partiamo da qui. Parmigiana, rustici con funghi, sformatine di patate con funghi, peperoni imbottiti, farciti, torta rustica, poi zuppa di cece e castagne, spezzatino con funghi porcini, fagioli alla messicana, poi le patate a spirale,
facciamo le arrostite. Abbiamo appunto le patate a spirale, carissimi utenti, come vedete le mangiare. Poi ci sono gli arrosticini. Gli arrosticini. Dolci cosa presentate? Sono croccantini con le nocciole, una torta di mele e noce, una sbriciolata da limone e castagnaccio della zona. Senti, qui a Marzano Appio abbiamo il più grande pasticciere di Montreal. Il presidente della Proloco, l'avvocato Caldarelli, ci presenta appunto il pasticciere più famoso a Montreal. Buonasera ancora, è veramente il pasticciere più importante del mondo, tanto è vero che nativo di questo paese, ecco perché lo vediamo nella nostra piazza, nella 22esima Sagra della Castagna, il nostro amico Vittorio Caldarone, un cognome tipicamente marzanese che all'estero ha fatto grande fortuna. Dicevo prima, la pasticceria rinomata e più famosa del mondo che si trova a Montreal su Dante, piccola Italia. Perché più grande del mondo? Perché fornisce compagnie aeree di tutto il mondo, statunitensi e del Canada, e quindi abbiamo l'onore di presentarvi ancora una volta Vittorio Caldarone, che ha il coraggio di realizzare 5.000 cannoli siciliani all'ora, ha il coraggio di fare le sfogliatelle più grandi del mondo, ma v'è di più, le compagnie più famose del mondo aeree come Air Canada, Air France si servono da Vittorio Caldarone. Grazie Vittorio per averci onorato questa sera a Marzano, nel tuo paese nativo. Siamo onorati di ospitarti ancora come grande industriale di Montreal. Grazie. Siamo con Gianmarco, che con due amici è responsabile di uno stand qui in piazza Marzano Appio. Ci sono tanti prodotti. Voi cosa presentate questa sera? Noi presentiamo 5 tipologie di zuppe. La prima, questa inquadrata, è zuppa fagioli e porcini. Ci saranno le classiche codiche e fagioli, e poi castagne, fave e zucca, eccetera eccetera. Abbiamo in questo momento appunto codica e fagioli. Poi come secondi abbiamo dei peperoni imbottiti e una parmigiana di melanzane, e abbiamo dei contorni, quindi frittata, patate e funghi, peperoni con olive, broccoli, e poi passiamo ai dolci. Abbiamo delle barchette alle castagne, dei tartufi, cacao e castagne, dei castagnacci classici marzanesi, e poi una variazione, una nuova proposta, un castagnaccio al limone, e delle classiche frappe marzanesi ricoperte di cioccolato oppure con zucchero a velo. Abbiamo Alessandro, un altro stand che offre davvero un prodotto eccellente. Cosa presentate? Panini con salsiccia paesana, wurstel e pancetta, conditi anche con melanzane sott'olio. Siamo qui con un altro stand dove produce e offre in realtà prodotti legati al dolce. Siamo qui con il responsabile. Buonasera, ecco lei come si chiama? Dylan. Bene, bene. Cosa ne pensa di questo evento? Questo è un evento che si ripete da 22 anni ormai, e diciamo che ogni anno raccoglie sempre più persone, più gente anche fuori dal nostro territorio. Vediamo cosa propone questo stand. Ecco, vedete, è molto carino questa confezione. Cos'è? Questi qua sono pancake di vario tipo. Ci sono pancake con Nutella e cocco, altri semplicemente al cioccolato, e sono guarniti, sono decorati con dei zuccherini sopra, per rendere più bella la cosa. Ecco, ricordiamo che questo stand è rappresentato anche da tre donne, da tre belle fanciulle che in questo momento stanno al lavoro in questo stand. Poi passiamo appresso, vediamo, qui c'è la castagna, quindi passiamo a questo dolce. Sì, questo qua è, diciamo, il tipico castagnaccio, però a differenza del solito è, con l'interno c'è della crema al burro. E poi abbiamo qui il tronchetto, giusto? Sì, questo qua sarebbe il classico tronchetto Nutella e panna. Abbiamo altri tronchi, forse questo è un altro tronco diverso, vero? Questo qua diciamo che è un tronchetto con la marmellata di amarene, sempre castagnaccio. Quello che volevo mettere in evidenza è che i ragazzi veramente si sono impegnati a creare, hanno molta creatività. Vedete, ci sono moltissimi dolci, carissimi utenti. Abbiamo poi qui un tiramisù. Che cosa sì, abbiamo? È un tiramisù a monoporzione, e poi c'è una cheesecake ai frutti di bosco, sempre monoporzione. Ecco, bravo. E poi abbiamo i babà, vero? Sì, questi sono i babà riempiti con crema di castagne. Abbiamo i cannoli alle castagne, ecco un'altra novità. Un'altra novità, sì, infatti sono dei cannoli riempiti proprio con crema alle castagne, tutte di Marzano, giustamente. Bene, bene, passiamo avanti, abbiamo altre torte. Ecco, dolce alle castagne.
questa torta qui? Sì, questo qua è un dolce alle castagne fatto con farina di castagne e ripieno con Nutella e panna. Bene, poi abbiamo quest'altra, la crostata di castagna. Questa qua è la tipica crostata di castagne, semplice, fatta quindi con pasta frolla e crema di castagna all'interno. Questo invece è un altro dolce, sempre fatto con farina di castagne, però all'interno c'è la crema al caffè. Poi abbiamo un'ultima novità, carissimi utenti, è questa. Sì, questo qua diciamo che è il castagnaccio bianco, ovvero il castagnaccio con castagne bianche al cioccolato. E abbiamo anche una torta con... Quella è una cheesecake con copertura al limone. Bello, bello, davvero bello. Molta creatività, complimenti. Quindi siamo qui presso lo stand dell'Associazione Culturale Amici di San Giacomo Apostolo. Buonasera, siamo con il presidente, cosa ne pensate di questo evento qui a Marzano Appio? È un evento molto positivo. Premetto che la Sagra della Castagna ha tradizione abbastanza lunga, infatti questa è la 22esima edizione e nell'arco del tempo si è evoluta sempre di più. Quindi quest'anno già ci sono delle novità molto importanti che ho molto apprezzato. Ecco, voi cosa presentate? Vedete quanti dolci ci sono? Davvero ci sono tantissimi dolci? Prego, partiamo da qui. Sì, questi sono tutti dolci prettamente fatti con le castagne, quindi il prodotto tipico locale di Marzano Appio. È da premettere che Marzano Appio è famosa per la castagna primitiva, vale a dire la prima volta che cadono le castagne. Questo è un castagnaccio fatto con la crema di castagne, queste sono delle deliziose fatte sempre con crema di castagne. Questo è un dolce fatto sempre tipo castagnaccio, però con delle castagne interne con ricoperte di cioccolata. Queste sono delle castagne ricoperte sempre con cioccolata, con una spolverata di cacao. Questi sono dei mostaccioli, questo è un prodotto molto tipico, sempre con l'interno farcito con crema di castagna. E chiaramente poi ecco, abbiamo un cheesecake fatto con la crema di castagna, eccetera eccetera. E questo qui è un tipico panettone, bene, con la spolverata. Qui stesso ci sono una produzione di castagne schiacciate con ricoperte di nocciola e cioccolato. E anche questo più o meno sullo stesso tipo di quello lì, solamente che mancano le nocciole sul dolce. Presso lo stand delle crespelle, carissimi utenti, vedete, si forma appunto la pasta, come potete vedere dalle immagini. Ecco, poi la pasta in realtà viene, vedete come gira, poi dopo questa pasta che è molto grande viene messa a friggere. Bene. E qui abbiamo la prima crespella che dovrebbe uscire. Abbiamo il prodotto finito che sono le crespelle salate, ecco le immagini. Abbiamo appunto il guanto caleno, come si può vedere dalle immagini. Alla fine il guanto caleno, che cos'è? Allora è un dolce, però non è di nostra origine. Diciamo che l'abbiamo un po' prelevato dai paesi intorno e ci siamo scambiati questa ricetta. È un dolce fritto con vari ingredienti molto gradevoli, tra cui gli agrumi nostri della zona, limoncello di casa e zucchero, uova fresche, eccetera. Allora, signori, ancora buonasera. Ci troviamo davanti allo stand di Carlo il Torronaro. Come potete osservare, è l'unico produttore di torrone, castagne e nocciole lavorate a Marzano Appio, tant'è vero che nella sua esposizione rappresenta proprio il castello di Marzano Appio, il nostro castello medievale, il nostro gioiello. Adesso potete ammirare il torrone morbido, il torrone duro, come il torrone alle mandorle, nonché castagnacci e castagne, la castagna del prete. Credo che questa sia proprio la castagna del prete, quella castagna lavorata e che poi rimane morbida sempre. E ripeto ancora per l'ennesima volta, va degustata, va assaggiata, non va solo guardata. Adesso ci spostiamo sullo stand, sul banco della classica pistacchio, sempre lavorato da Carlo.
nonché delle noccioline lavorate da Carlo e delle noccioline americane. Ancora una cosa fa Carlo, nella sua bravura, nel suo laboratorio, ci mostra e ci fa assaporare tutte le lavorazioni dello zucchero, dalle più morbide alle più croccanti. Come potete osservare, ce ne sono veramente in quantità. Bravo Carlo, bravo il Toronaro, bravo il Carlo il Marzanese, che ancora legato alle sue tradizioni rappresenta il castello medievale di Marzano Appio nella sua bancarella. E vedete che questo è il nostro gioiello, non solo il castello medievale, ma anche la bancarella di Carlo il Toronaro.